Marinaio del web, benvenuto o bentornato su Radio di Bordo. Oggi voglio parlarti di un'avventura oceanica che ha davvero dell'incredibile. Nel maggio 2023 il velista britannico cinquantenne Andrew Bedwell tenterà di attraversare l'Oceano Atlantico sulla barca più piccola del mondo. Salperà infatti dalla costa orientale del Canada, precisamente da St. John's, e viaggerà per 1900 miglia nautiche fino alla Cornovaglia, in Inghilterra. Tenterà infatti di battere il record trentennale del velista americano Hugo Weiland, che nel 1993 attraversò l'oceano su una barca molto piccola in 105 giorni. In realtà qualcuno aveva già progettato e iniziato a costruire una barca ancora più piccola di quella di Weiland per attraversare l'oceano Atlantico. Era Tom McNally che costruì Big Sea, una barca di 1,1 metri. Purtroppo però Tom non fu mai in grado di partire con la sua barca perché morì nel 2017. Ed è qui che entra in gioco Andrew Bedwell. Esperto velista con già le spalle attraversate oceaniche, decide di affacciarsi al mondo delle piccole, o meglio micro, barche a vela. Riesce a mettersi in contatto con la figlia di Tom McNally e scopre incredibilmente che la barca Big Sea era ancora nel giardino, inutilizzata e mai completata. Si mettono d'accordo, Andrew compra la barca e inizia così il lavoro per portarla a termine e riuscire finalmente in questa impresa. Aspetta però, prima di continuare, ricordati di cliccare mi piace al video, iscriviti, tienimi compagnia. Inizia un grande lavoro e le modifiche apportate alla barca sono davvero tantissime. Sovradimensione a ogni parte della barca per renderla veramente una barca indistruttibile. Big Sea poi viene armata con un armo davvero particolare perché l'albero ha la forma di una A, all'estremità della quale ci sono due piccoli boma sui quali possono essere murati altrettanto fiocchi. Quindi due piccoli fiocchi a prua di questa micro barca di appena un metro. Il problema è che Big Sea non è una vera e propria barca, è più una boa galleggiante. Questo però non sembra preoccupare Andrew, che dice sarà come passare 2 mesi all'interno di una lavatrice o delle montagne russe. La cosa che più colpisce è lo spazio all'interno della barca, infatti dovrà rimanere per circa 2 mesi rannicchiato all'interno con le ginocchia leggermente piegate e l'unico modo per sgranchirsi le gambe sarà quello di alzarsi in piedi, uscendo quindi quasi completamente dalla barca. Ah, e questo, lo stare rannicchiati, non solo per navigare ma anche per dormire, sempre, sempre rannicchiato. La barca è stata progettata per essere completamente stagna una volta chiuso il boccaporto d'ingresso. Questo consentirà ad Andrew circa 40 minuti di autonomia di aria all'interno della barca. Poi chiaramente sono state previste anche prese d'aria per poter ventilare l'interno durante la lunga navigazione. Anche se lo spazio è veramente piccolo, chiaramente le dotazioni di sicurezza non mancano. Avrà infatti all'interno un VHF con ricevitore ICE, un riflettore radar, un trasponder autonomo di classe B e un dissalatore manuale. Ma questa non è una scelta casuale perché il dissalatore servirà, oltre a produrre l'acqua da poter bere durante il viaggio, anche per poter fare stretching e fare attività fisica durante questi circa 2 mesi di viaggio. E per il cibo? Per il cibo niente fish and chips, niente cose particolari, niente ricette della nonna, ma meglio una ricetta dei nativi americani, ovvero il pemmican. È scritto pemmican, ma non so bene come si dica. Questo pemmican, confezionato sottovuoto, avrà al suo interno carne secca, grasso, uvetta e varie medicine, come ad esempio un anticoagulante che permetterà a Bedwell di stare bene durante tutto il viaggio. Ah, poi non lo mangia solo durante il viaggio, lo mangia anche prima di partire, così, per degustarlo meglio. Ed è questa l'avventura incredibile, pensare che un uomo possa stare 2 mesi all'interno di una barca grande così. Io ci credo, io lo seguirò, fatelo anche voi a maggio, se volete saperne di più visitate la sua pagina Facebook. Per questa settimana è tutto, se ti è piaciuto questo video mi raccomando iscriviti per rimanere sempre aggiornato, commenta, metti mi piace perché noi ci vediamo la prossima settimana, ciao!